Cecilia Birioli, Umbria Ensemble. Queste pietre che cantano, Cecilia, cosa cantano? E cantano un po' ovunque, sembra di capire. Cantano in 21 concerti in 12 comuni dell'Umbria, dove le pietre sono tutte meravigliosamente bellissime, splendide, e ce le invidiano tutti. Allora noi le facciamo cantare con una musica dedicata per ciascuno spettacolo, diversa, con uno spettacolo, con un concerto creato ad hoc, dove si fondono non solo la musica dal vivo, ma anche la pittura, la danza, varie forme di arte, il teatro naturalmente. E per far cantare queste pietre, appunto, abbiamo scelto anche le diverse declinazioni, dai giovanissimi talenti emergenti ai quali vogliamo dare spazio e possibilità di lavorare a fianco con più maturi professionisti, quindi fare le loro esperienze, anche a nomi molto importanti del concertismo e del teatro. Lo spettacolo inaugurale, che sarà appunto domenica sera a Foligno, vedrà in scena Paolo Gassman e Ugo Pagliai, con uno spettacolo originale dove suoneremo appunto noi di Umbria Ensemble, dedicato all'amore, ma avremo tantissime altre declinazioni di spettacoli dedicati appunto a siti specifici, con artisti internazionali. Cito per tutti la Birgit Stearns, che è una importantissima violinista norvegese, il flautista Massimo Mercelli, avremo l'arpista Davide Burani, il soprano Paolo Sanguinetti. Insomma, non voglio escludere nessuno, quindi mi fermo qui, ma avremo veramente grandi nomi del concertismo insieme a giovani talenti e insieme appunto ad Umbria Ensemble. Gli spettacoli sono tutti originali e, ripeto, dedicati a ciascun sito specifico. Le voglio una volta ancora ringraziare le istituzioni che ci supportano. Il bando è pubblicato da Sviluppo Umbria, al quale fa riferimento questa rassegna di concerti. La sovrintendenza con la quale collaboriamo, l'Università degli Studi di Perugia, l'Accademia di Belle Arti e tutti i 12 comuni dell'Umbria, che con grande sensibilità e grande disponibilità ci hanno messo a disposizione non solo i loro spazi, ma anche le loro risorse e soprattutto la loro empatia nel creare un progetto comune. Buon viaggio allora su queste pietre così importanti. Grande, allora aspettiamo anche voi per cantare insieme. Grazie Cecilia, in bocca al lupo per tutto.